Ben ritrovati alle breaking news di Teletruria. Subito in primo piano la cronaca con l'esplosione che si è verificata questa mattina intorno alle 11.30 alla fratta di Cortona in un'abitazione a pochi metri dall'ospedale Santa Margherita. All'origine di questa esplosione una fuga di gas, stiamo parlando di GPL, quando l'inquilina della casa, una ragazza di 38 anni incinta di 6 mesi, è andata ad accendere la stufa, il gas che era presente in casa è letteralmente esploso. La casa è sventrata, come vedete dalle nostre immagini, è sotto sequestro, la famiglia è stata evacuata, fortunatamente solo lievi ferite per la 38enne, illesa la bambina di un anno che era con lei, illeso anche il compagno. Fuori dall'abitazione la mamma e il fratello, che non hanno riportato alcuna ferita. E poi una giornata ricca di cronaca giudiziaria, quella aretina di oggi per quanto riguarda la baby gang che ha seminato il panico in città. Il rapper 20enne Montana va a giudizio per rapina, estorsione, minacce e porto di armi bianche. Il processo è previsto il 17 gennaio ad Arezzo, questo quanto stabilito dal GUP del Tribunale. Ricordiamo che il rapper Montana è stato arrestato lo scorso marzo 2022, derubava e picchiava minorenni aretini, è considerato appunto a capo di una baby gang con altri 9 componenti e al momento è detenuto a Cremona. E poi ancora cronaca giudiziaria, siamo al filone sponsorizzazioni della vicenda che riguarda il processo Coingas. È stato archiviato il procedimento penale a carico dell'ex presidente di Estra Francesco Macri, questo appunto per quanto riguarda il filone sponsorizzazioni. Macri era indagato per peculato, è arrivato anche il commento dell'ex presidente di Estra: questo conferma la correttezza del mio operato. Per approfondire queste notizie www.teletruria.it, oppure potete andare nelle nostre pagine social.